arrivare da Rocca, perché, perché c'è un elemento. Io avevo capito dall'inizio che per poter riprendere la nostra vita, non dico normalmente, ma insomma riprendere a vivere, c'era bisogno delle 3T, test, tamponi, tracciamento. Sappiamo che siamo molto in ritardo su questo, sappiamo anche però che la Croce Rossa italiana sta provando a fare una cosa molto importante e molto utile. Però questo signore qui che vedete davanti a voi, che è il presidente della Croce Rossa italiana, ha dovuto fare una ha dovuto fare un annuncio dicendo: se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 065510, è la Croce Rossa italiana e non è uno stalker, non è una truffa telefonica. Perché Francesco Rocca? Cosa è successo? Ci spieghi. Beh, è successo che nella prima giornata abbiamo avuto più di qualche feedback negativo. Probabilmente gli italiani sono bombardati dai call center, vedevano questo numero e o attaccavano oppure rispondevano in automatico. Invece voi cosa volevate dire agli italiani? Sono impegnato, mi richiami, e questo ha creato un po' di difficoltà, perché come lei ha detto... Perché era importante parlarci con gli italiani invece? Cosa volete fare voi della Croce Rossa? Noi vogliamo fare un campionamento sierologico secondo le indicazioni dell'Istat, cioè questo campione del paese è stato elaborato dall'Istat ed è un campione, una fotografia del paese che ci consentirà di avere un quadro il più preciso possibile della diffusione della malattia all'interno dell'Italia, e questo è un elemento importante, fondamentale, sono d'accordissimo, nel prossimo futuro. Ecco perché è fondamentale dare la propria disponibilità. Ecco, devo, mi spieghi una cosa, poi... Rocca, mi scusi, prego. Quante persone hanno detto sì su quelli contattati? Se ho capito bene, solo il 25% ha dato l'adesione a farsi testare. È aumentato, adesso siamo oltre il 30 per fortuna, e abbiamo circa il 50% che ci ha chiesto ovviamente maggiori informazioni e di essere richiamato, quindi i dati stanno migliorando, e sono convinto che anche grazie alla vostra attenzione sull'importanza strategica per il paese, io lo ripeto, di questa iniziativa, questo ci aiuterà molto, l'attenzione dei media è fondamentale. Ma secondo lei quelli che hanno detto no, hanno detto richiamateci, dobbiamo pensarci, di cosa hanno paura? Guardi, ci sono due elementi che io le dico. Da un lato c'è qualcuno che ovviamente ha paura per la privacy, e possiamo nuovamente garantire che la privacy è assolutamente protetta di tutti coloro che saranno sottoposti al test. Altri, e qui io non lo dico senza polemica alcuna, però paghiamo un po' lo scotto di avere 21 sistemi sanitari differenti all'interno del nostro paese, per cui in alcune zone ci hanno risposto, dice: ma come, qui in regione già ce l'hanno fatto il test sierologico, quindi adesso si tratterà di andare a capire dove è finito quel test per poterlo far rientrare parte del campione e vedere se è affidabile anche quel test per il nostro tracciamento. Voglio aggiungere una cosa, Rocca, perché è importante che lo capiscano a casa. Fare un test è una cosa che serve a noi, ovviamente, che capiamo cosa ci è successo, e quindi io l'ho fatto e credo sia molto importante farlo, ma c'è di più, a mio parere. È importante per ricominciare a vivere. Più capiamo la mappatura di questo virus nel nostro paese, e più possiamo andare in spiaggia, al ristorante, vedere gli amici, abbracciarci, non vivere nel terrore. Questa cosa mettiamocela in testa, perché è molto importante, proprio ve lo dico col cuore, avendo vissuto in diretta questa guerra tutti i giorni con voi. Non ho parole per ringraziarla, Mirta, perché è davvero importante questo messaggio, è davvero, e questo è il cuore dell'iniziativa.